tu voliva bits, a bits, a bits, da pummarolangop. Oltre 2600 pizze sfornate, 500 kg di farina, 300 di mozzarella, 2800 uova sode e 100 kg di maionese. Sono i numeri da record della seconda edizione del Festival della Pizza Pesarese, che nel weekend è appena trascorso, ha attirato in Piazza del Popolo migliaia di persone, pesaresi e non, amanti della pizza o semplicemente curiosi di assistere alle tante attività proposte. Buonasera, scusate, quindi siete pronti per questo festival? Molto. Sì, siamo pronti, stiamo mangiando una Rossini e non vedevo l'ora. Prima volta? No, sarà terza volta, seconda. Buona serata. Grazie. Tu voliva pizza, benissimo, la pizza buonissima. Prima volta al festival? Sì, prima volta. Giudizio complessivo può essere positivo? Sì, direi che è proprio una bella festa, sì. Diversi contest in programma, a partire dalla miglior Rossini a colazione, vinta dalla pasticceria Gelateria del Porto, a quella della miglior Rossini a merenda, andato a Falcioni Social Bakery. Ancora la miglior Rossini homemade con Roberta Aureli, al primo posto seguita da Alessio Travaglini e Adolfo Oliva, giudicati da esperti del settore. Qual è la giusta ricetta per fare un'ottima Rossini? Per fare una buona pizza margherita, delle buone uova magari lessate nella maniera corretta, con la giusta maionese fatta in casa, possibilmente. Quella secondo me è la cosa migliore. Attualmente la gara, le pizze che sono state sfornate, come sono a suo giudizio? Sono dei bei prodotti, sono prodotti interessanti, uno diverso dall'altro, sono prodotti insomma buoni. Grande successo anche per il divoratore di Rossini. Quest'anno il titolo se lo è aggiudicato Simone Lunadei, 30 anni, bagnino di salvataggio, ha mangiato 13 Rossini in soli 15 minuti. Presi d'assalto anche i laboratori dedicati ai più piccoli, dove esperti del settore hanno pazientemente insegnato a loro il procedimento dell'impasto. Successo anche per lo stand dedicato ai celiaci, i quali hanno potuto degustare prodotti senza glutine. Quando arrivano i bambini, che possono mangiare come tutti gli altri la pizza Rossini o un biscotto o quello che sia. Ovviamente per i più golosi c'è la possibilità anche di addolcirsi. Sì, oltre alla pizza semplice facciamo la pizza Rossini, abbiamo tanti dolci, sia il cucchiaio da frigo che i biscotti. Da record invece l'evento della Rossini più grande del mondo, che ha visto lo stesso sindaco Ricci partecipare in prima persona alla farcitura della pizza da Guinness lunga 50 metri. Adesso la vogliamo esportare, è un nostro piatto tipico ma che si può realizzare in tutto il mondo, e questa festa anno dopo anno sta crescendo e sta diventando per noi un modo per allungare la stagione. La piazza del centro storico stracolmi di gente alla fine di settembre ed è un modo anche per noi appunto per promuovere Pesaro attraverso la pizza Rossini. Soddisfatti gli organizzatori e il presidente del consiglio comunale Perugini. La festa è di tutti i pesaresi, stiamo cercando di allungare la stagione e di portarla fino a fine settembre, di portare gente, ma soprattutto la festa è di tutti perché è inclusiva. La Rossini nasce per essere inclusiva, riusciremo anche a donare più di 200 pizze alla Caritas, quindi la Rossini è per tutti a Pesaro. La pizza insieme a me.